Buongiorno a tutti, cari amici nostalgici. Oggi proprio un attacco di nostalgia di quelli potenti. Ve l'ho postato all'interno della sezione community qui sul canale, ma prima di tutto voglio ringraziarvi per i tanti feedback e complimenti e commenti che avete lasciato all'ultimo video che ho caricato qui sul canale, in cui vi andavo a raccontare quella che è stata la Pokémon mania degli anni 2000 qui in Italia, quel lavaggio del cervello, utilizzato un termine forte, che hanno fatto a noi bambini di quegli anni lì con Pokémon. E oggi c'è stato un attacco di nostalgia potente, ma che non nasce da oggi in realtà, perché purtroppo mi sono riavvicinato molto alle carte Pokémon, al collezionismo delle carte Pokémon, e non è una cosa bella, non lo è per niente. Da mesi, letteralmente mesi, l'algoritmo di YouTube continuava a bombardarmi con gli shorts di Luca Make-A-Wish, e io li guardavo con anche abbastanza ignoranza per quelle che erano le carte che venivano mostrate delle nuove collezioni, di cui mi fregava veramente poco se non niente. Purtroppo però ultimamente ho scoperto l'esistenza, anzi lo conoscevo già, ma mi sono appassionato a guardare video di carte Pokémon gradate, e per farmi veramente molto molto male, carte Pokémon gradate vintage. Quindi ho questa volontà di avvicinarmi un pochettino a questo mondo, ovviamente non di impazzirci, ovviamente non di spendere dei miliardi, però dato che vi ho portato qui sul canale YouTube quella che era la mia collezione di carte Pokémon di quando ero bambino, sarei veramente curioso di vedere che voti potrebbero andare a prendere alcune di quelle carte. Tra l'altro ce n'erano di veramente costose, qualcuno di voi mi aveva fatto notare la presenza di un Celebi Gold Star, io ignoravo addirittura l'esistenza di questa tipologia di carta che ho scoperto essere costosissima. Quindi qualcosina da andare a gradare c'è, e proprio per questo ho chiesto a Luca Make-A-Wish la possibilità di fare una collaborazione per cercare di discutere anche insieme di questo mondo che è un po' di nicchia, fa parte di una nicchia, ma ho visto che ci sono veramente delle community Pokémon attivissime per quanto riguarda la compravendita e lo scambio di carte collezionabili. Il brand Pokémon ha subito questo boom vero e proprio da qualche anno, e chi invece come me era sempre stato semplicemente appassionato non è difficile da capire, anche perché io, per dire, continuo a giocare a Magic tuttora, ho ripreso a giocare nel 2017, però Magic è una parte relativa al gioco, Pokémon è una parte relativa al collezionismo, sono due concetti diversi, anche se in realtà anche all'interno di Magic ci sono dei veri e propri collezionisti, tra l'altro uno di quelli che ha delle vere carte costose di Magic in Italia è un mio amico. Saluto il caro Guidi, anche ieri abbiamo discusso un pochettino di questa roba qui inerente alle carte gradate. Però vi dico anche la verità, io mi sono riavvicinato un po' per via di questi video che ho trovato su YouTube, ma ho visto che il mondo delle carte collezionabili oggi di Pokémon, per quelle che sono le ultime serie, è un po' una follia. Ci sono mille art, mille rarità differenti, le full art, le reverse. La carta olografica, come era bella per noi da ragazzini, è tipo l'ultimo degli schifi, non serve praticamente più a niente. E devo dire la verità, non apprezzo neanche tantissimo i nuovi artwork delle carte, o in realtà gli artwork sono anche belli, però la disposizione, proprio la grafica, l'impostazione della carta stessa, salvo alcune eccezioni di alcune carte che ho visto essere veramente molto belle anche con questo nuovo layout, questa foilatura un po' particolare, molto lontana da quel Cosmo Holo che ci aveva fatto innamorare oltre 20 anni fa. E sono anche molto ignorante, perché non capisco quali tipi di rarità vadano a nascondersi all'interno di questi pack, di queste espansioni. Io non sono mai stato un gran spacchettatore, non sono mai stato uno di quelli che si comprava il box e spacchettava né Pokémon, né Magic, né Yu-Gi-Oh!, che è stato un po' il trend topic delle mie scuole medie, principalmente. Sono sempre stato più uno da giocare, da scambiare e robe del genere, ma aprire tante cose quando ero piccolo, per forza di cose legato ai soldi, non potevo chiedere a mio padre comprami un box, anche se probabilmente l'avrebbe fatto. E quando invece sono diventato grande, semplicemente ho sempre preferito comprare le carte singole, e dato che di carte singole in questi mesi ne ho comprati, e voglio preparare un video specifico in cui andiamo a mostrare tutti gli acquisti, gli unboxing di questi mesi, e ovviamente arriverà anche il video insieme a Make-A-Wish per quanto riguarda le gradate,
Oggi ho avuto un attacco di nostalgia veramente molto molto potente. Perché? Perché ho dovuto parcheggiare in quelle che erano le mie scuole medie. Purtroppo io vivo in uno dei paesi colpiti dal terremoto dell'Emilia del 2012 e quella scuola media, di cui magari vi metto anche qui in sovrimpressione il video di com'è attualmente, quindi potete veramente vedere un ammasso, un cumulo di macerie, beh, è diventato un parcheggio per le macchine e oggi ho parcheggiato la macchina proprio lì perché dovevo andare a fare qualche commissione. E io lì mi sono rivisto quando ero piccolino, quando ero sereno, erano proprio quegli anni lì, comunque stiamo andando indietro di una ventina d'anni almeno, quindi stiamo parlando del periodo scuole medie e io non apro una bustina Pokémon probabilmente da quegli anni lì, se non era 2001-2002 poteva essere 2003 massimo 2004, insomma stiamo parlando di 20 anni spaccati che non apro una bustina Pokémon, perché magari nel 2004, che ne so, avevo preso un paio per aprire, magari quel Celebi è venuto fuori proprio da lì o alcune carte ex in mio possesso possono essere venute fuori da lì, ma non ho dei grandi ricordi nel 2003-2004 di spacchettamenti Pokémon. Però questa mattina ritrovarmi lì, in quella scuola lì, nel parcheggio, e vedere quelle cose mi ha riportato un po' alla mente quei momenti. E allora cosa ho fatto? Sono andato nell'edicola, che è praticamente a pochi passi dalla scuola, quella stessa edicola in cui mi fermavo ad acquistare le carte quando ero ragazzino, e c'era ancora la stessa signora che vendeva le carte a Luca Cinno, e ho comprato una bustina dopo 20 anni. Dopo 20 anni che non compravo una bustina Pokémon, ne ho comprata un'altra perché c'era Charizard in copertina. Ora io ve lo faccio vedere, eccolo qui, c'è Charizard. È una bustina di ossidiana infuocata. Io non ho idea di cosa contengano queste bustine, anzi so anche che è abbastanza una fregatura comprare una bustina singola solitamente, però non ho resistito. Ed è per questo che vi dico che questo video deve arrivare a, non lo so, almeno 400 like, che sarebbe un traguardo allucinante per i numeri di questo canale. E se arriviamo a 400 like, oltre a quei video che vi ho promesso, vi porto anche un unboxing di un ETB di 151, perché quel set lì, con soltanto i Pokémon della prima generazione, Mi ha catturato, e quindi mi piacerebbe fare una roba del genere. Quindi sotto con i like che andiamo ad aprire un botto di bustine dopo 20 anni, ma adesso apriamo questa insieme. Dovrete accompagnarmi in questo viaggio mistico, perché dopo 20 anni che non apro una bustina Pokémon potrebbe essere molto 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 pericoloso. E allora eccoci qua, sul nostro tappetino con il drago di Shivan, andiamo ad aprire. Anche questo rumore per me è clamoroso perché riporta alla mente tante cose. Ok, qua c'è una sorta di spiegazione delle tipologie di carte, potrebbe essermi molto utile, ma noi al massimo andiamo a cercare su MKM, andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Allora, ci sono più bustine, perché dentro alla busta c'è un'altra busta che contiene la bustina, e questa cosa fa molto ridere. È un controllo qualità di Jedis, quindi andiamo ad aprire anche questo controllo qualità, tanto a noi non importa. Eccolo qua, e abbiamo finalmente il nostro Charizard. Sono parecchio emozionato, devo dirvi la verità. Vediamo se mi ricordo ancora come si aprono le bustine di Pokémon. In questo modo, io le aprivo così quando ero ragazzino. Poi non so se questo è il modo giusto, il modo sbagliato, se c'è un modo giusto o un modo sbagliato. Allora, so che solitamente c'è un codice, perché comunque ho visto un sacco di unboxing. Io non me ne faccio niente, se lo volete ve lo lascio qui. E se non erro, bisogna mandare avanti una carta da dietro. Funziona così? Quindi questa è un'energia. E ok, un'energia metallo che tra l'altro ai tempi era una rara, un olo, adesso è una comunazza. Andiamo avanti. Togedemaru, ho già visto qualcosa che brilla. E brilla tanto, sembra brillare tanto. Questo che è uno dei nuovi Pokémon di tipo spettro. Lechonk, che è abbastanza ridicolo. Togepi, sempre bello. Psico. Ah, i folletti sono psico, quindi non hanno fatto un qualcosa per i folletti, d'accordo. Beh, molto carino, anche se è un Pokémon che non apprezzo tanto, però la carta non è male, mi ricordo un po' Blastoise. Arboliva, che non mi piace per niente. Odio letteralmente tutti gli addestramenti. Wiglet, ok, iniziano a essere poche. È già qui? No, è quella dopo. Qui abbiamo
questo Pokémon qua, e attenzione, quella dopo è già questa, è di tipo acqua o ghiaccio, non lo so, ed è un Palafin olografico, credo che sia olografico, penso che questa carta non valga niente, però cerchiamo di andare a farci un'idea su Card Market. Allora, sto guardando se è esattamente questa la carta giusta, perché vedo che è salvata come reverse holo e penso che sia effettivamente reverse holo, e siamo intorno ai 3 centesimi di massimo. 3 centesimi, bello! Ebbene sì, confermo, questa carta vale 3 centesimi. Molto molto bello, sono molto contento di aver trovato questa carta dopo 20 anni e che valga 3 centesimi. Fantastico. E quindi niente, io mi sono lasciato catturare da Charizard, ma non è stata una grande idea. Sapevo benissimo che comprare una bustina sarebbe stato qualcosa di stupido, perché comprare le buste così 6 euro, 6 euroni, o però, mica poco, non è assolutamente una mossa intelligente, ma non ho resistito. Questo attacco di nostalgia mi serviva e dopo 20 anni sono tornato ad aprire una bustina di carte Pokémon e non ho trovato assolutamente niente. Meraviglioso! Molto meglio cercare di gradare le carte. Quella però è una malattia grossa. Fatemi sapere se anche voi avete aperto dei pacchetti di questa edizione piena di carte da 2 centesimi. Fatemi sapere se avete delle carte gradate. Fatemi sapere se siete interessati ai 3 contenuti che vi ho proposto proprio qui in questo video. Fatemi sapere tutto, come sempre, nella sezione dei commenti. Ciao!